Passiamo all'MTO. 5-6 tonnellate. Vai, vieni, vieni ancora. Boh, anche qui braccio elettrico. Carrello anche qui, biasse. Sì. Oltre al peso della barca, che io adesso non conosco i pesi di ogni... C'è il carrello biasse che crea sempre il problema della movimentazione. Questo è l'MTO. Sì, sarà 3-5-4 tonnellate anche questo. Ecco, sì, tra l'altro, ecco, stiamo andando con le lente perché qua non sono le barche nostre, non vogliamo creare problemi. MTO straordinario. Il modello MTO, che è un modello che ha un motore molto più grande, motore Brasler, e anche lui ha la possibilità di sollevare il rimorchio e tirare fino a quasi 6.000 kg. Mamma mia, 6.000 kg. Sì, ecco, con questa doppia riduzione, alla riduzione sua, in più abbiamo messo un'altra riduzione per aumentare la potenza. È una macchina che pesa 350 kg, no? Quindi deve sfruttare la sua potenza, il peso, allo sterzo, a diversità degli altri, allo sterzo. Ecco, spiegaci un attimo. Differenziale. Ecco ragazzi, il differenziale. Tutte le macchine montano il differenziale bagno d'olio, che è molto importante, che anche una donna, una ragazza che sia, lo può guidare senza avere sforzi. Ecco, il differenziale, ragazzi, fa la differenza, perché nel mio ex sbaglio di anni fa non c'era il differenziale, quindi per manovrare era durissimo, era tutta una roba che non girava. Queste sono macchine che girano, guardate, cioè, a parte che sono velocissime, ma dopo lo vediamo, cioè, sono roba che ti fa lavorare facile, veloce.